Prima Radio. Questa mattinata anche il dottor Pio Martinez, responsabile neuropsichiatria infantile Alcamo. Buongiorno. Buongiorno. E allora, scusi l'attesa, non so il rapporto con la musica, mi auguro che lei un po' di musica, noi che facciamo la radio. Ottimo, certo. Ci sta, è molto importante. Come è importante questo evento che si avvicina? Perché il 27 di novembre c'è questa importante giornata dalla mattina, l'intervento ABA nel trattamento dell'autismo, presa in carico e buone prassi. Io comunico, lo ricordiamo, in via Siracusa a Partinica. Caro dottor Martinez, intanto io, visto che lei in questa mattina è al telefono e stiamo vivendo ancora una volta un periodo difficile, sa, di paure, ansia, stamattina noi commentando i giornali vediamo che sta quarta ondata sta mettendo un po' già in Alto Adige comuni in rosso, lockdown, no? E non si sa come si da qua a Natale come andrà. Lei che ovviamente ha un monitoraggio anche di molti bambini, è vero che la situazione è molto grave, è da attenzionare? Allora, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, ognuno deve fare la propria parte. Io ho fatto già la terza dose e spero che altri cominciano a fare anche la prima dose per ridurre questo problema. Le patologie in questo periodo per quanto riguarda il Covid sono più preadolescenziali e adolescenziali. I ragazzi e le famiglie hanno vissuto un momento molto difficile e gli stati di attacchi di panico, stati depressivi, disturbi comportamentali sono veramente aumentati notevolmente per il nostro carico del personale. Entrando un po' nell'argomento del 27, dove si parlerà di questo metodo ABA, lei perché ha deciso comunque di cominciare ad approcciarsi a questo metodo e quindi insomma essere far parte insieme ad altri professionisti, poi ci sono quelli specializzati proprio nel metodo comportamentale ABA, lei perché ha detto sì, facciamolo, proviamoci e soprattutto integrando un po' quello che è la situazione pubblica con professionisti che arrivano anche dal privato, mi sembra di capire, c'è questa sinergia. Sì, allora, prendendo io ringrazio il presidente, io comunico il dottor Avellone che mi ha coinvolto, ha deciso di farlo ad Alcamo, quindi questo primo evento spero che sia uno dei primi. Uno, perché è il mio primo evento come neuropsichiatria infantile responsabile di Alcamo, e l'altro perché si fa in una città in cui ha un bacino dove noi abbiamo iniziato nel 2003 a essere punto riferimento, pionieri, per parlare dell'autismo, la prevenzione, gli strumenti con le schede di questo periodo per diagnosticare i bambini a rischio. Perché l'ABA? O ABBA, come magari si vuole dire. Sì. Prendendo, sto completando il corso che l'Istituto Superiore di Sanità ha voluto, che gli operatori sanitari, sia pubblici che anche dei centri, partecipano per capire la qualità e la possibilità che è uno degli strumenti cognitivo-comportamentale in cui ben sistemato può dare i suoi successi. Sono tanti degli attrezzi del mestiere, c'è il PAC, c'è il DIR, l'SDM per i bambini precoci, però in questo modo le famiglie stanno richiedendo un po' per spirito, per conoscenza, perché molto stanno pubblicizzando l'ABA. È una metodologia che non nasce proprio come l'autismo, come il TIC, che è nato proprio per l'autismo nel North Carolina, diffondato da Schopper, che ha avuto modo di conoscerlo in Calabria, e devo dire che noi stiamo provando a dire che se effettivamente si può importare questo metodo, perché no? Perché no? Con precisione, da alcuni anni l'ASP di Trapani ha una convenzione con il CNR IRIB di Messina per poter fare il cognitivo comportamentale in una struttura pubblica, quindi a Trapani, dove io per 8 anni ho coordinato come referente responsabile del centro precoce dell'autismo, quindi si faceva per l'SDM, si fa tuttora, e i primi e ABA.
Guardi, io stiamo portando avanti proprio perché in un periodo come questo dove molti bambini e situazioni di ragazzi in preadolescenza, insomma, si ritrovano a combattere contro un periodo veramente difficile, credo che mettere delle armi a disposizione come dei terapisti e soprattutto dei metodi terapeutici innovativi e comunque fatti bene da professionisti possa aiutare da qui in avanti a combattere quello che sta arrivando e quello che già c'è, ovvero trovarsi davanti delle situazioni cognitivo-comportamentali che sono comunque da affrontare nel modo migliore possibile. Quindi io le faccio i complimenti e spero che noi ci possiamo sentire anche più avanti, perché sappiamo che magari nella provincia, che sia di Trapani o di Palermo, si va davanti e nelle altre province. Dottor Martinez, so che lei avrà una mattinata come sempre impegnata. Le mando un abbraccio e le faccio un grande in bocca al lupo per quello che le aspetta nei prossimi grazie giorni. Grazie a voi, questo evento, come tanti altri, per sensibilizzare l'opinione sia per lo spettro autistico e naturalmente con i vari metodi che si possono utilizzare per far sostenere i ragazzi e le loro famiglie. Grazie a tutti voi. 27 novembre ore 9, Teatro Marconi Alcamo, per prenotarsi info@iocomunico.info. Prima Radio.